Ieri mi hanno detto, tieni, no, se no ci va tutto. Ma Venga anch'io. Obama. Sta già riprendendo? Siamo già in diretta con la Wisp Nazionale. Allora, siamo già in diretta da Piazza della Vittoria a Empoli, dove tra pochi istanti, tra pochi minuti ci sarà la partenza della carovana del Bici in Città, 32esima edizione a livello nazionale. Empoli è partita quasi di pari passo con la manifestazione nazionale. Mi fanno cenno di avvicinarmi perché chiaramente stiamo passando in mezzo alla gente, quindi c'è un po' di difficoltà per arrivarci. Comunque una bella risposta di pubblico anche quest'anno, una bella partecipazione da parte dei cittadini empolesi per questa iniziativa molto, molto sentita e molto tradizionale da queste parti. Empoli non si fa sfuggire, Marco, le occasioni di rispondere presente quando si tratta di partecipare a iniziative che hanno una finalità ben precisa, quella della solidarietà. Empoli c'è sempre, lo dimostra la giornata, la mattinata di stamani, veramente tantissimi, non ce l'aspettavamo, la giornata è bellissima e diciamo ci è venuto incontro. Siamo stati fortunati dal punto di vista climatico, non sempre è così, ma stavolta non possiamo lamentarci. Una bella mattinata empolese dove splende il sole, Piazza della Vittoria è piena di gente con in sella alle due ruote per rivendicare città a misura di cittadino, città dove c'è minor impatto ambientale, dove c'è meno inquinamento per spostarsi con le due ruote anziché con i veicoli a motore. Adesso cerchiamo di raccogliere anche alcuni interventi, sì. C'è Alessandro Scali, Lara Ciampelli, non possiamo farne due contemporaneamente, dimmi Lara, anzi sei ripresa, siamo pronti, allora noi ci spostiamo verso la partenza perché vogliamo riprendere i cicloamatori mentre si apprestano ad entrare all'interno delle vie del centro cittadino. Sarà un percorso di circa 6 chilometri, io sono in compagnia di Marco Pagli, 6 chilometri per fare questo percorso urbano all'interno del centro di Empoli e noi ci siamo posizionati, c'è anche Maurizio Alderighi, responsabile dell'area ciclismo del comitato Wisp Empoli Valdelsa, ripreso in questo istante, già in prima fila per la partenza, e questo è il gruppo di cicloamatori che sta per effettuare la partenza. E siamo proprio alle ultime battute. Si diceva una bella risposta, Marco, lo abbiamo detto, Empoli è presente quando si tratta di promuovere iniziative di questo tipo. Importante la finalità benefica, l'abbiamo detto anche nel corso di questi giorni sui nostri mezzi di informazione, la finalità è quella di raccogliere dei fondi nei confronti dei bambini siriani rifugiati in Libano per causa della guerra, e quindi quest'anno i fondi raccolti dal Bici in Città, che ricordiamo essere arrivato alla 32esima edizione, è devoluto proprio a quella fetta di bambini che hanno perso il sorriso, il diritto al gioco, e quindi noi vogliamo, la WISP vuole regalare la possibilità ancora una volta a loro di giocare. È stato un momento di
Chiaramente tutto il percorso sarà regolato poi da volontari della WISP e di altre associazioni del territorio, oltre che della Polizia Municipale di Empoli, che farà in modo che tutto si svolga nei migliori modi, che non ci siano impacci o problematiche dal punto di vista della viabilità, perché nessuna strada è chiusa, Marco, se non sbaglio. Sì, non è stato... C'è la Polizia Municipale che seguirà il percorso e renderà sicuro il tragitto che i nostri ciclamatori andranno a percorrere. Ci siamo? Eccoci, ci siamo. Siamo partiti, questa è Empoli, questi sono gli appassionati delle due ruote, cittadini di tutte le età che si stanno muovendo per il Bici in Città. Ci spostiamo anche noi, ci muoviamo anche noi per avere una migliore ripresa, una migliore panoramica del gruppo di ciclo amatori, dopodiché andremo anche a sentire e a intervistare alcuni protagonisti che meglio di me parleranno delle finalità di questa importante iniziativa che è giunta alla 32esima edizione. Ci si muove lentamente perché, come abbiamo ricordato, Marco, qua si entra dentro il centro urbano, dentro il centro storico, e quindi la bici stringe un po' la strada. Si stringe la strada. Quanti sono tanti, per cui si va lentamente. È stato scelto un percorso bello anche dal punto di vista estetico. Sì, si passa proprio in mezzo al centro e poi su per le vie proprio adiacenti al centro, si toccano diversi quartieri di Empoli, per cui insomma è anche suggestiva da questo punto di vista. Esatto, questo significa magari strade un po' più strette, ma certamente più belle dal punto di vista visivo ed estetico anche per chi partecipa a questa iniziativa. Piano piano che il serpentone parte ci rendiamo anche meglio conto di quanti siano i ciclamatori, hanno deciso di partecipare stamani a Bici in Città. Eccoli qua tutti loro, anche Alessandro Scali ci sfila davanti, evitando peraltro la nostra intervista. Alessandro al volo prima. Yeah. Alessandro Scali, non ce lo possiamo perdere perché poi lui si farà tutti i 6 km del percorso, quindi due volte addirittura, e quindi lo sentiamo adesso. Alessandro, 32esima edizione, insomma una bella risposta, ancora una volta Empoli quando c'è il Bici in Città risponde presente. Ma Empoli ormai risponde assolutamente sempre presente a questo tipo di iniziative. Abbiamo trovato anche una bellissima giornata che ha favorito anche un po' di partecipazione, per cui siamo sempre contenti, anche l'amministrazione ci dà sempre una mano, collabora attivamente, sono qui presenti due assessori, per cui siamo assolutamente contenti di come stanno andando le cose. Ci siamo persi Fabrizio Biuzzi, assessore allo sport, e Fabio Barsottini, assessore all'ambiente, hanno già sfilato, tu sei un po' in ritardo rispetto al resto della carovana, ma mi immagino che farai in modo di riprenderli. Ma io recupero, vado in cima al gruppo poi, arriverò sicuramente primo sul traguardo. Grazie Alessandro Scali, lo lasciamo, lo svincoliamo perché giustamente le persone stanno sfilando e diciamo il percorso, oltre ad essere per le vie del centro cittadino, è molto suggestivo dal punto di vista visivo, perché poi Bici in Città significa movimento, significa salute, ma significa anche guardarti intorno e guardare e vedere le bellezze del territorio. È chiaro che a Empoli non mancano, specialmente nel centro storico. Grazie Alessandro, e noi stiamo ancora qua per commentare quello che succede, stanno sfilando gli ultimi ciclo amatori, insomma questa è la nostra testimonianza, questa è la risposta di Empoli per il Bici in Città 2018. Io recupero, io adesso faccio lo sprint finale. Si è perso il Bassottini e Biuzzi. Ma li becca all'arrivo. Si beccano dopo. Vai, ma più online. Vai, vai Alessandro, si beccano. Saluto, facciamo un saluto a tutti. Me l'hai fatto? No, si fa. Giriamolo. Un saluto. Allora, un saluto da Empoli. Noi interrompiamo ora il collegamento, lo riprenderemo più avanti quando, se ci riusciremo, all'area. La nostra pagina di Empoli, perché qui sul nazionale dobbiamo lasciare l'appuntamento a chi è dopo di noi, che ha l'appuntamento con la diretta, appunto. Lo spazio agli altri Bici in Città, i numerosi Bici in Città che ci sono. E non solo, ci sono tanti eventi oggi, non solo Bici in Città. E quindi noi vi ringraziamo per questa diretta, speriamo di avervi reso quello che è successo qui ad Empoli, vi diamo appuntamento per le prossime occasioni, per le prossime manifestazioni nazionali della WISP, un saluto, ciao Lara.
Ciao ciao, grazie Nico e grazie Marco Pagli che è alla regia.